E andiamo avanti con un fatto di cronaca che si è consumato ieri a Pescara. Un uomo è finito in gravi condizioni all'ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Nazionale Adriatica Nord, nei pressi di un bar. Soccorso dal 118, l'uomo colpito tra l'altro all'addome è stato trasportato in ospedale in Codice Rosso. Ferito in modo più lieve anche il presunto aggressore, che è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Non si conoscono al momento i motivi all'origine dell'episodio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia. L'appuntamento al bar, però, forse per risolvere una questione sentimentale, ed è finito a coltellate tra due giovani originari di Atri e residenti a Pescara. Da ieri uno dei due, 37 anni, come detto, è in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, mentre l'altro, 38 anni, è stato arrestato in serata con l'accusa di tentato omicidio. Tutto è successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 15:30 lungo e 30 lungo la nazionale Adriatica Nord. Il bar scelto per l'appuntamento chiarificatore tra i due è il bar Olimpia, e praticamente è stato proprio il titolare del bar a cercare di separare i due uomini che sono coinvolti, già noti alle forze dell'ordine. Avrebbero iniziato a litigare all'interno del bar. E poi, una volta all'esterno, c'è stato l'accoltellamento. L'aggressore si è allontanato, ma è stato individuato poco dopo, distante. Ha riportato lesioni, come detto, giudicate guaribili in pochi giorni. La vittima, invece, è stata soccorsa sul posto dal 118.